Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento con le nostre ricette. Oggi vi raccontiamo come preparare una delle ricette più classiche e saporite della cucina italiana, la pasta ai quattro formaggi. Ecco gli ingredienti che ci servono: pasta, latte, taleggio, parmigiano reggiano, fontina, gorgonzola dolce, prezzemolo, sale e pepe. Iniziamo subito a preparare la nostra salsa ai quattro formaggi. In una casseruola versiamo del latte e lo lasciamo scaldare per qualche istante a fuoco dolce. Ora possiamo aggiungere i quattro formaggi. Iniziamo con il taleggio tagliato a cubetti, poi passiamo alla fontina. Mescoliamo delicatamente per aiutare lo scioglimento, poi aggiungiamo anche il gorgonzola dolce, eliminando prima la crosta, e il parmigiano reggiano grattugiato. Continuiamo a mescolare ancora per qualche istante per amalgamare tra loro i formaggi. Poi condiamo a piacere aggiungendo del pepe. Nel frattempo cuociamo la pasta. In una pentola di acqua bollente e salata a piacere, mettiamo a cuocere la pasta. Per questo tipo di condimento suggeriamo una pasta corta e rigata, delle penne o dei rigatoni, in modo che possano trattenere la salsa. Scoliamo la pasta al dente e poi la trasferiamo nella casseruola con la salsa e i quattro formaggi. La amalgamiamo per qualche minuto e aggiungiamo ancora del parmigiano reggiano grattugiato. Ecco che la nostra pasta ai quattro formaggi è pronta per essere servita. Provatela anche con altre combinazioni. Ricordatevi soltanto di mantenere un certo equilibrio tra formaggi piccanti o stagionati e quelli più delicati. Venite a trovarci sulla pagina Facebook di I Love Italian Food per scoprire altre deliziose ricette. Grazie per averci seguito e alla prossima settimana con una nuova ricetta 100% italiana.